Sport e salute, un binomio quanto mai importante, soprattutto per una realtà come la vostra, che oggi accoglie un campione del mondo, ovvero Massimo Oddo. Allora, io credo che noi siamo onorati, siamo fortunati di averlo qua. Credo che sia anche il lavoro che stiamo svolgendo ogni giorno, insieme, tutti insieme. Quando parlo di tutti insieme parlo dei professionisti. Diciamo che abbiamo sempre la massima considerazione per tutti coloro che varcano la loro soglia e ci affidano la loro salute, perché comunque significa, sappiamo perfettamente quanto sia importante la salute sia a livello di prevenzione ma anche a livello curativo, no? Quindi basta pensare alla diagnostica, basta pensare a tanti servizi e noi abbiamo arricchito tantissimo questi servizi grazie appunto come posso dire, allo spirito e anche alle grandi risorse umane che abbiamo investito all'interno della nostra struttura, ma aggiungerei anche naturalmente con degli investimenti importanti nel settore tecnologico. Certo, Oddi Massimo è un personaggio, sappiamo perfettamente quanto lo sia stato, lo è tuttora comunque sia, perché io credo che la storia non cancella, anzi, diciamo che si diventa, tra parentesi, ancora più importanti man mano che si va avanti. È un personaggio che ha militato e che ha fatto del suo sport la sua vita, perché è questo che ha fatto. Ha militato nel campionato della massima serie, la Serie A, ha vinto diversi trofei, tra i quali appunto la Coppa Italia con la Lazio. Ha vinto con il Milan, ha vinto sia lo scudetto nonché la Champions League e poi credo che abbia coronato la sua carriera con il campionato con la nazionale, con Lippi. E devo dire che io penso, pensando che il campionato del mondo è un campionato che si fa ogni 4 anni, onestamente, e sapendo che anche la carriera di un giocatore importante non dura decenni, è chiaro che penso che sia un grande motivo d'orgoglio. Ma io aggiungo che non è un motivo d'orgoglio solo per il professionista, ma anche per noi che tutto sommato poi siamo rappresentati in maniera importante, in maniera significativa a livello mondiale. Quindi adesso tuttora lui naturalmente continua a fare un'attività meno attiva perché fa l'allenatore come mi pare lo facesse all'epoca anche il suo padre Francesco e quindi comunque io penso che poi ormai il mondo che coltivi, che hai coltivato non lo perdi più fino all'ultimo respiro. È un po' la storia dei grandi campioni. E una cosa per me è importante sottolineare è che oltre al campione, quindi allo sport, c'è il personaggio, quindi con l'etica, con la morale, e questo secondo me dice molto. Massimo Oddo arriva oggi per questa operazione qui alla Fisiomed, un momento importante. Ecco, ci spieghi come sta affrontando? No, bene, sto bene. È un po' di tempo che devo fare questo piccolo interventino e quindi ho approfittato degli amici qua per fare questo intervento. Uno perché è un bel centro e due perché sono bravi. Quindi mi affido a loro e spero che sia una cosa veloce. Per quanto riguarda invece la sua posizione, visto la sua esperienza sia da calciatore che da allenatore, come vede anche questa ripartenza del calcio che sembra oramai certa e imminente? Beh sì, è certa la ripartenza, non si sa se poi durerà, ce lo auguriamo tutti. Penso che sia inevitabile, essenziale, fondamentale per il movimento calcistico che deve essere visto a tutti gli effetti come un'azienda e non come il calcio. Non va vista l'azienda calcio in sé per sé, la parte ricca del calcio, quindi procuratori, allenatori, dirigenti e giocatori, ma tutto quello che c'è dietro questo movimento. È un movimento che muove 7 miliardi di euro all'anno e quindi alle spalle del calcio ci lavorano fior fior di famiglie, e penso ai magazzinieri, ai fisioterapisti, a coloro che tagliano l'erba del campo, agli steward che lavorano allo stadio, ai giornalisti, a tutti quanti, e quindi come va trattata come qualsiasi grande azienda d'Italia che va tutelata per cercare di non farla implodere. Ma sì, ma io credo che bisogna un po' convivere con questo brutto male che ci è capitato e perché non possiamo pensare di fermarci.
ci siamo fermati per un po', abbiamo dato una mano per quello che potevamo, tutti noi cittadini, perché era giusto così, però poi bisogna andare avanti, bisogna convivere con le dovute precauzioni perché non si può fermare tutto. Dottor Polli, oggi un campione del mondo si riaffida alle sue mani, in quanto avete già avuto l'occasione, no, di lavorare per quanto riguarda la sua e l'esperienza calcistica anche di Massimo Oddo, quindi quanto è importante anche per lei avere questa rinnovata fiducia da parte di un personaggio così? Sì, tanto, tanto. Sicuramente il fatto che già avessimo avuto il piacere di operare l'attuale moglie e anche la mamma di Massimo, per me è un gran piacere. Però diciamo che fondamentalmente, come diceva una sua collega, ogni paziente ha una sua dignità indipendentemente dall'importanza sociale che possa rivestire. Lui presenta una patologia importante che, nonostante possa essere minimizzata in un piccolo arrossamento oculare che si chiama pterigio, in realtà è una patologia che ha un'alta incidenza di recidiva, deve essere eradicata e deve soprattutto cercare di essere operata in maniera corretta con un autotrapianto sempre della congiuntiva per sostituire il pezzo che andremo ad eliminare. È un intervento delicato che dura circa mezz'ora come intervento, che eseguiremo presso la struttura del centro oculistico di Ramovecchia a Morrovalle e che qui praticamente, in attesa che le sale operatorie vengano concluse nella nuova struttura, andremo poi a ottimizzare la diagnostica, perché attraverso degli esami dovremo andare a capire quanto attualmente in preoperatorio incide sulla vista. In funzione di alcune diagnostiche che faremo, andremo anche a capire quanto ottimizzare poi con dei laser la superficie corneale, che dovrà essere levigata, altrimenti potrebbero esserci dei buoni risultati estetici ma non dei buoni risultati funzionali come il recupero della vista. È un piacere, però ovviamente già con la testa sei proiettato all'intervento. Piacere anche magari ritrovarlo, perché per lei si tratta di un ritorno a lavorare con lui. Sì, io sono stato in un protocollo in Serie B a lavorare con lui e con il presidente Abbodi, l'ex presidente della Serie B. È un gran piacere, indubbiamente mi auguro di vederlo il meno possibile in Serie B, perché le sue esperienze in Serie A sono partite molto bene, poi ci sono state vicissitudini a Udine. Però ha tantissima esperienza come calciatore, io l'ho conosciuto anche come allenatore, è un gran comunicatore, quindi credo che avrà le sue soddisfazioni anche nel massimo campionato.